Diego Fusaro, collegamento con noi, buonasera, filosofo, l'abbiamo già conosciuto nella prima puntata con le sue dichiarazioni su Gianluca Vacchi. I ricchi creano posti di lavoro, Fusaro, cosa c'è di sbagliato in questo, se c'è qualcosa di sbagliato? Beh, di sbagliato c'è un fatto che non è stato ancora menzionato questa sera, ossia il fatto che la ricchezza non è soltanto una cosa, come spesso si dice, ma è una relazione sociale. Ove vi è ricchezza, vi è perciò stesso anche povertà. Sarebbe molto bello una ricchezza che fosse universalmente diffusa, ma è in ragione stessa dell'esistere della ricchezza che vi è anche la povertà. Quindi quello che si dimentica è esattamente questo aspetto. Poi certo che si può dire che il lusso, la moda, la ricchezza genera poi lavoro anche per i lavoratori, ma è un po' l'argomento che si sarebbe potuto usare al tempo degli Egizi per dire che la creazione delle piramidi dava poi del lavoro anche agli schiavi che trascinavano i blocchi. Quindi è un argomento, consentitemi di dire, a mio giudizio piuttosto discutibile. Ma poi al di là di questo, quello che manca oggi, consentitemi ancora di dire, è il fatto che se un tempo c'erano gli imprenditori capitalisti che erano anche borghesi, che avevano una grande cultura e che quindi erano attenti alla letteratura, all'arte, alla filosofia, oggi purtroppo abbiamo imprenditori che non sono più borghesi e che puntano esattamente al, come dire, al vuoto dominante che abbiamo visto raffigurato bene in quel parco umano che avete prima rappresentato, in cui si spendono centinaia di migliaia di euro per passare una settimana di assoluta vuotezza, senza alcun contatto con la cultura. Quindi non è la ricchezza perché, in quanto tale d'accordo, a dover essere condannata, è... a mio giudizio, ma è questa sua ricaduta nichilistica, oggi sempre più evidente, in un mondo che sempre più è disuguale. È chiaro, Fusaro, è chiaro. Sì. È chiaro, voglio sentire... No, ma io credo che dovremmo mettere i filosofi a fare impresa, avere una bella impresa, gestire l'impresa, sapere cosa c'è di lavoro nell'impresa. Sicuramente non tutti possono essere ricchi e non tutti devono essere poveri, è un mercato, c'è un mercato in cui il mercato decide chi c'ha e chi non ha purtroppo. Dovrebbe esserci lo Stato a provvedere alle persone che non hanno le possibilità economiche, per cui pensioni più alte, dovrebbero premiare di più chi ha lavorato per 30 anni, ma questo non è l'imprenditore, questo è lo Stato. L'imprenditore, caro filosofo, dovrebbe, uno, se lei viene in un'azienda o si fa una start-up aziendale, comincia a capire cosa vuol dire avere 500, 1000, 2000 dipendenti in giro per il mondo, comincia a negoziare con le banche, comincia a negoziare con i fornitori, comincia a negoziare con le crisi, comincia a negoziare con i dipendenti. Allora si rende conto, che non è così semplice, perché quando uno dice all'imprenditore, l'imprenditore è sempre il nemico della gente, ma io le faccio un esempio. Uno quando è benestante potrebbe andare in vacanza e fregarsene degli altri. Perché io continuo a investire? Perché creo lavoro per i giovani. Noi abbiamo circa 800-900 giovani sotto i 25 anni. Io potrei dire, ma me perché devo continuare a fare impresa? Non ho grossi problemi. Non lei potrebbe continuare a vivere di rendita? Non ho bisogno di avere un lavoro, è finito. Ma perché continuiamo a investire? Ogni volta che investi prendi un rischio. Perché abbiamo la possibilità di creare dei posti perché di lavoro. Perché no, Fusaro? Perché no? Ma dunque, anzitutto perché no? Io non mi sono mai occupato di impresa, proprio come mi pare di aver capito l'imprenditore creatore non ha avuto rapporti con il mondo della cultura, questo è sicuramente vero, ma non perché non mi piacciono le imprese, semplicemente perché ho scelto di occuparmi di altro nella vita. Ritengo di essere molto più ricco occupandomi di filosofia e di cultura che non probabilmente se mi fossi occupato di imprese e quant'altro. Quello che lei dice sullo Stato è molto giusto, il problema è che è esattamente la sua classe che oggi sta vincendo dopo il 1989 in maniera plateale, sta mirando esattamente a distruggere lo Stato, e questo è il problema che andrebbe messo in luce, perché dovrebbe esserci, lo diceva anche lei poc'anzi, uno Stato tale da garantire anche alle fasce più deboli alcuni diritti fondamentali. Il problema è esattamente che voi ragionate in un termine, permettetemi di dire, di azienda totale, tutto deve essere azienda, solo clienti, solo consumo, solo ricchezza. Purtroppo il metodo dell'azienda, che funziona benissimo nell'azienda evidentemente, non può funzionare ove tutto diventi azienda, dove gli ospedali diventino aziende ospedaliere, dove la scuola, come oggi sta avvenendo, diventi un'azienda di erogazione di debiti e crediti e così via. E questo è il problema, il modello dell'azienda, che va benissimo, ripeto, applicato all'azienda, non può essere esteso universalmente. Principio chiarissimo, le faccio, vi faccio vedere una cosa. No, è certo, però poi volevo far vedere. Allora, iniziamo a privatizzare gli ospedali
privatizziamo le scuole, poi vedi che l'ospedale funziona, le scuole funzionano, perché c'è una differenza tra gli ospedali. Chi se li può permettere poi però? Tutti, ma perché adesso viviamo negli sprechi e questo credo che lo sanno tutti, no? No, per quelli cui, che lei chiama sprechi sono Stati Uniti, diritti per i più deboli in verità. Ma non è vero, ma voi avete sempre, vedi, i filosofi, io perché ho un certo prurito quando sento parlare di aria, perché si parla di aria fritta, la cultura, lei mi accusa che la cultura, ma la cultura, cos'è la cultura? Cos'è la cultura? Di cosa parliamo? Che cos'è la cultura? Me la identifichi, perché qui parliamo sempre di cultura, come non sai se sia un quadro, una galleria d'arte, una città ristrutturata. Parliamo, la cultura è un metodo per acquisire coscienza di sé nel proprio rapporto con il mondo e per comprendere che quelli che ad esempio lei chiama sprechi sono diritti fondamentali, quelli che per voi sono ricchezze sono in realtà delle forme di alienazione dello spirito. Io vedo molta ricchezza materiale e anche molta povertà di spirito in quelle scene che abbiamo visto prima. Allora, dato che noi abbiamo... Lei venga con me in Africa, noi supportiamo 700-800 bambini in orfanotrofi, in ospedali, noi abbiamo delle aziende in Africa che l'8% degli utili vanno trasferiti alla popolazione, per cui orfanotrofi, scuole, ospedali, ma di cosa si parla? Greta Mauro, buonasera, fermo Fusaro, un pezzettino di televisione in più perché Greta Mauro, buonasera, la introduciamo nella sua social room, c'ha nella sua rete, c'è qualche cosa che è proprio secondo me in tema. Abbiamo fatto una piccola analisi dell'approccio alla ricchezza di Flavio Briatore, perché quest'estate, quando la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Budanelli, ha postato su Instagram la fotografia di lei in volo insieme a Paolo Bonolis e ad amici e familiari su un jet privato, la rete si è scatenata contro di lei accusandola di ostentare la ricchezza. Flavio Briatore è stato uno dei pochi a difenderla e in un'intervista al Giorno ha dichiarato: bisognerebbe lasciare l'Italia che è diventata la patria dell'invidia sociale. Ma non soltanto questo, perché la ricchezza probabilmente per fare Flavio Briatore è anche un bene che bisogna condividere in qualche modo con chi ne ha più bisogno. In occasione del terremoto, il terribile terremoto del 24 di agosto, Flavio Briatore insieme ad alcuni amici ha donato 500.000 euro in contanti, in questa occasione un po' in polemica con quello che ha fatto Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, che ha donato 500.000 euro ma in spazi pubblicitari. Allora, il tema, Fusaro, qua è, voglio capire bene, cioè c'è imprenditore, secondo me questa cosa che ha detto adesso Greta, adesso non stiamo qua a fare l'elogio delle donazioni che non ce ne frega niente, però poi alla fine, grazie alla sua ricchezza, che è un po' da dove siamo partiti, si può fare beneficenza, si può fare aiutare gli altri e si assume, perché io poi voglio vedere quante persone lavorano, ne parleremo tra poco da Briatore, quindi io le sto facendo una sfida a questo punto, risponda a me intellettuale, cioè... Tutto vero quello che lei dice, ma se non si produce la ricchezza non si può fare beneficenza e non si può assumere. Mi risponda a me, la prego, per uscire dal duetto solo Briatore e Fusaro. Se posso dirle, sono d'accordo, è un gesto benemerito quello fatto da Briatore con la donazione e certamente è così. Il problema è che va contestata una società che esiste e si fonda su gesti di generosità e che invece non si regge su una giustizia sociale evidente. C'è una società in cui i terremotati devono essere aiutati non più dallo Stato ma dalla beneficenza di singoli individui, peraltro ripeto, benemerita beneficenza di singoli individui. È una società altamente contestabile, come anche una società in cui tutto viene privatizzato e poi ci si affida alla beneficenza, è una società da contestare, intanto perché ci porta verso il modello americano in cui molti non potranno accedere. Voglio farvi vedere cosa vuol dire, ma guarda, lo dico spudoratamente, fare soldi con un locale di moda. Voglio farvelo vedere. Francesca Parisella, beata lei, è andata a Monte Carlo. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, got that comfort in my body. Passare una serata a Twiga significa arrivare, solito per l'aperitivo di cena, fino alla tarda notte. Solitamente arrivano in macchina con il servizio di parcheggiatori e poi si può arrivare via mare con i tender, abbiamo un attracco in cima al molo. E ce ne sono molti che lo utilizzano, soprattutto stanno in radar di fronte. La clientela è variegata, nel
nel senso che sono ovviamente quasi tutti stranieri, tanti russi durante l'estate, italiani, residenti di Monaco, e dopo inglesi, francesi, tedeschi, soprattutto europei, e una parte di arabi verso la fine dell'estate. I tavoli per la discoteca vanno dai 1.000-2.000 euro di spesa minima, questo è l'inizio, dopo insomma non c'è limite di spesa al divertimento. Ad altri clienti che spendono comunque 10, 20, 30 mila euro e si arriva a ordinare 100, 200, 300 bottiglie di champagne a un tavolo, dai grandi formati delle bottiglie classiche di champagne, insomma 6 litri, 12 litri, 15 litri, sono i clienti che hanno speso molti, molti soldi, cifre che raggiungono i 100, 150, 200 mila euro per una serata. Non siamo andati a Dubai, ma lei a Dubai, la sua mansion a Dubai è considerata com'è, l'albergo più bello, il locale più bello, è stato premiato come l'albergo più bello di Dubai. È stato votato come the best spot night in Dubai. Benissimo, adesso mi risponda secco, non, senza giri di parole. Quanti persone lavorano a Dubai e quante persone lavorano a Monte Carlo? Twiga 150. Monte Carlo? Monte Carlo. Cipriani Monte Carlo 100, per cui su Monte Carlo 250, Dubai 200. Quanti italiani ci sono in questi 450, facendo una somma veloce? 300. Quanti? 300. Italiani che sono venuti là? E poi abbiamo dimenticato il milionario in Sardegna, che sono stagionari, sono 150 in stagione. Forte dei Marmi, Twiga, credo un 120-130. Quante persone lavorano in tutto per lei? Considerando Kenya, circa 2.300 persone. Un cameriere del Twiga, quanto alla fine del mese, quanto può... Allora, un cameriere del Twiga dipende, un chef de rang, diciamo. Che vuol dire? È quello che gestisce il tavolo, poi c'è il comì, che è il suo assistente. No. Diciamo il cameriere principale, non un manager. Ha uno stipendio base di 2.500 euro al mese e ha una media di mance sui 4.000 euro alla settimana. Scusi? Alla settimana sono 16.000, le comunico che sono 16.000 euro al mese. Sicuro. Difatti la polemica... Lavorano però non tutto l'anno? No, no, perché quando adesso Twiga finisce la stagione la prossima settimana... 70 di questi ragazzi vanno a Dubai, dalla Sardegna sono già andati una parte a Dubai, adesso apriremo a Londra a fine mese, per cui cerchiamo di dar lavoro. Quanti anni hanno questi ragazzi, gli italiani, dai, che lavorano? Dai 24 ai 27. Fino a che anni possono fare questo lavoro in discoteca, secondo lei? È duro, perché fino a 30 anni tranquillamente, poi normalmente i bravi li ricicliamo e diventano manager. Stefano, quel ragazzo che avete intervistato, è un ragazzo che ha 20-30 anni, ha fatto 5 anni Cipriani in Inghilterra, ha fatto Zuma a Dubai ed è 5 anni che lavora con me. Faccio vedere una persona che non è fusaro, ma che è insospettabile e che dice una cosa sul profitto. Io non c'ho niente contro fusaro. No, ma che, manco io, si figuri, io lo vorrei avere tutte le puntate fusaro. Vorrei farlo anch'io il filosofo. Eccola là, adesso questo qua non è fusaro e non si offende ovviamente fusaro, si parla licet, però si può dire che è un fusarone, eccolo, vediamolo. C'è un limite oltre il quale il profitto diventa avidità e chi opera nel libero mercato ha il dovere di fare i conti con la propria coscienza. C'è una realtà lì fuori che non deve essere trascurata. Dobbiamo tutti capire che non ci potranno mai essere mercati nazionali, crescita e benessere economico, se una gran parte della nostra società non ha nulla da contrattare se non la propria vita. Il perseguimento del mero mercato, scevro da responsabilità morali, non ci priva solo della nostra umanità, ma mette a repentaglio anche la nostra prosperità a lungo termine. Per questo sono convinto che ci troviamo ad un bivio cruciale. Creare le condizioni per un cambiamento virtuoso è la vera sfida del nostro tempo, per ricostruire economie efficienti ed eque, separate ma interconnesse, per promuovere la globalizzazione che sia davvero al servizio dell'umanità. Sembrava Adriano Olivetti, condivide che c'è un limite al profitto? Il limite al profitto è condivisibile, l'importante è che il profitto lo si investa e si crei azienda, perché nessuno di noi, quando
ci sono le aziende che funzionano, dobbiamo reinvestire. Quando le aziende non funzionano, dobbiamo iniettare capitali per far sì che non licenzi nessuno, per cui non è detto che ogni azienda è profittevole. Noi in Sardegna 2 anni fa il milionaire ufficiale ha perso più di 600 milioni di euro in una stagione. No, scusi, no, 600 milioni di euro no. 600 milioni di euro. La prego, perché è una finanziaria. Lapsus. 600 mila euro, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un aumento di capitale di 500 mila euro, abbiamo mantenuto i posti di lavoro, per cui credo che sempre ha ragione Marchione quando dice che c'è un limite, però dobbiamo anche pensare una cosa, che quando noi formiamo una classe manageriale, sì, in qualunque settore uno sì, sia, può essere la Fiat, può essere la Ferrari, può essere la Bisonera, la Twiga, noi creiamo, costruiamo della gente prima di tutto che può costruire altra impresa. I nostri ragazzi parlano tutti inglese, noi su tutti i dipendenti che abbiamo tutti parlano inglese perché è fondamentale. Iniziamo in Italia ad avere delle scuole alberghiere, dato che l'Italia ha 7000 km di costa e dato che il turismo è l'unica macchina vera che abbiamo, mettiamogli i piloti dentro, facciamo scuole alberghiere. Quando parliamo di bene, filosofia, c'è mai stato a Capalbio? A Capalbio tanti anni fa. Noi ci siamo andati qualche giorno fa, non ne vogliono. A Capalbio lei non è molto, è un ma è un'altra roba lì, sono dalla tua parte. Vediamo. Così si incazzano anche ora. Io sento, con tutto rispetto, Briatore, che viene qui anche applaudito, giustamente, uno può applaudire chi vuole, no? E ci parla di chi non arriva alla fine del mese. Ma lei che ne sa di chi non arriva alla fine del mese? Ma è possibile che in questo paese noi ci innamoriamo sempre di milionari e di miliardari e che la rivoluzione la deleghiamo ai milionari e ai miliardari? Ce la fate voi la rivoluzione? Ce la fate voi milionari la rivoluzione? Non è possibile. Dallo schermo televisivo alle rive più chic del Tirreno cambia la scena, ma non l'opinione della sinistra più radical su Flavio Briatore. Se dico Briatore, che cosa le viene in mente? Tutto quello che manca degli uomini che non sono illuminati, praticamente. Siamo andati a Capalbio, campagna e mare, il buon ritiro dell'intelligenza rossa che la scorsa estate ha fatto parlare di sé per le proteste contro l'arrivo annunciato di una cinquantina di profughi. Il Briatore non tiene conto che gli uomini hanno bisogno di altre ricchezze, non di quelle che lui crede che siano tali. Fortunato che erano i soldi, che erano i voglia. Siamo allo stabilimento balneare Ultima Spiaggia, ad un centinaio di chilometri a nord di Roma, già in Toscana. È questo il posto al sole di intellettuali, giornalisti, volti noti dello spettacolo, politici e dirigenti della sinistra. Da Chicco Testa a Claudia Gerini, da Giorgio Napolitano a Giovanotti e a Francesco Rutelli. Se dico Briatore, che cosa mi viene in mente? Peccato che esista. Una persona che ha, secondo me, spessore, forse i soldi. L'unica cosa che ha. Beh, sicuramente non lo metterei a capo del governo. Diciamo, non di buona educazione, non date un buon esempio. Come mai? Perché mi sembra abbastanza... un po' volgarotto. Mi piacerebbe essere un po' come lui. Lui è una persona di Formula 1, no? E poi? Sicuramente lui è stato un bravo ai suoi tempi, però c'è un po' di fracotanza, c'è un pochettino di supponenza, si è un po' gasato un po' troppo, secondo me. Come imprenditore lo trovo bravissimo. Dovrebbe un po' dimagrire tutto qua. Perché è così, da una certa parte della sinistra è così odiato Briatore? Voglio capire se lei si dispiace quando sente questa roba. Dell'Ultima Spiaggia, sì. Spende 6 mesi all'anno in Kenya ed è nel mio resort normalmente. Sì. Ma come? Non è stato intervistato. Ma perché c'è questo odio sociale, no? Questi fighetti della sinistra radical chic, che poi alla fine sono solo pronti a criticare. Cioè, quando fanno una roba, non la fanno mai loro criticano, però non è gente del fare, è gente che pur di non fare non ti faccio fare. E noi l'abbiamo veramente piene le scatole di questo. Poi cosa hanno trovato? Hanno trovato sempre sponda nel governo, perché tutti questi sono stati presidenti di enti importanti, hanno fatto dei danni incredibili, basta
partiamo dalle ferrovie all'Italia, i danni che hanno fatto questi radical chic sono enormi, perché gente che non era abituata a lavorare, non sa fare impresa, si ritrova a gestire centinaia di miliardi di budget e non lo sa gestire, abbiamo avuto degli sprechi enormi, questo sono... Le faccio allora un'ultima domanda politica, lei che dice che non si deve criticare a prescindere. Governa Renzi, governo di sinistra fino a prova contraria, sta facendo un referendum che riguarda anche il suo settore, quello del turismo. Lei che cosa fa sul referendum di Renzi? Io non so se... È di sinistra, glielo comunico Renzi. No, ma io non ho mica paura del diavolo, io adoro il diavolo perché almeno allora? Sai con chi sei. Il problema di base è questo, io voterò sì perché c'è un programma sul turismo molto forte da parte del primo ministro e mi auguro che lui vinca le elezioni. No, non sto esagerando, ma non c'entra di essere sinistra. Io sono, se uno fa, non dovremmo neanche dire questo è radical chic, questo è comunista, questo, una volta c'erano anche i fascisti, no? Io non ho paura del diavolo, non ho paura dei comunisti perché non credo che i comunisti mangiano i bambini, per cui Renzi non mi sembra il prototipo del comunista. Abbiamo un po' esagerato a parlare di Renzi pure stasera. Perché? Che ne so, è venuto a Twiga? Non lo so se a Forte dei Marmi è andato, ma credo che qualche volta sarà andato prima di diventare primo ministro, perché no, sarebbe uno scandalo enorme. Sarebbe uno scandalo.